Salve a tutti ragazzi, io sono Marunko e benvenuti in un nuovo video sul canale. Continua la nostra rubrica di rinnovo dell'intera Willow Creek su The Sims 4. Oggi andiamo a rinnovare il lotto più importante del gioco, ovvero la residenza dei Goth o degli alberghini. Prima di lasciare il video però vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ricordo anche che avete il codice attivo Marunko su Pampling. Se utilizzerete il codice Marunko su Pampling avrete con i vostri ordini le calze omaggio. Mi raccomando, passate da Pampling, ci sono un sacco di offerte. Detto questo, vi lascio il video e buona visione. Quindi ragazzi, si parte. E in questo caso, questo rinnovo, beh, ve lo dico, mi mette un bel po' di ansietta. Stiamo infatti andando a modificare la casa più iconica di The Sims 4, quella dei Goth o degli alberghini. E signori, ho pensato davvero tantissimo allo stile da dare a questa casa. All'inizio volevo un po' riprendere i commenti che mi avevate scritto e quindi utilizzare lo stile di The Sims 2, The Sims 1 e The Sims 3. Vedendo poi la planimetria della casa degli alberghini, ho pensato che su The Sims 4 ci volesse un qualcosa di diverso. Ho pensato infatti agli alberghini come una famiglia per niente gotica. Ho deciso di portare gli alberghini dallo stile gotico allo stile contemporaneo in questa casa e quindi questa casa sarà effettivamente contemporanea. Per farlo ho deciso di smussare tutte le rotondità della casa, renderla più squadrata, più moderna e cercare di dare un'anima nuova a questo lotto. Come vi dicevo prima, ho lavorato davvero un po' con l'ansietta a sto giro perché mentre le altre case le faccio e do la mia impronta, il mio stile, poi effettivamente sto toccando qualcosa di iconico. Ma proprio perché è iconico, volevo renderlo mai visto. In realtà si pensa al rinnovo della casa degli alberghini come un rinnovo dello stesso stile gotico. Io in realtà volevo proprio cambiare stile. Quindi in realtà più che un rinnovo, questo è un restyling completo dell'anima della casa. Ma il risultato non mi dispiace. In questo video poi vedremo solo l'esterno. Questo lotto mi ha richiesto tanto lavoro e quindi in realtà gli interni hanno bisogno di un video a parte. Ma detto ciò, starete già vedendo più o meno le forme che ho dato alla casa. Come vi ho detto, ho tolto le rotondità, sto utilizzando delle finestre più moderne e soprattutto le torri ho deciso di lasciarle in mattone, un po' comunque per lasciare il riferimento alla base, se anche il mattone è bianco e quindi un po' come se avessero, beh, verniciato i mattoni. Mentre tutto il resto sarà fatto con delle assi nello stile di Willow Creek. Quindi in realtà ho voluto ottenere un po' lo stile che contraddistingue il nostro quartiere. E in questo caso, beh, vedrete, dall'azzurro passerò a un colore ben diverso. Ho modificato più volte anche i colori. Ho modificato le altezze. Ho davvero modificato tutto. Volevo renderla mia, volevo renderla diversa e spero che il risultato vi piaccia e di esserci riuscito. Quindi colori nuovi e guardate un po', nuovi parapetti, cambiamo anche tutte le ringhiere, fioriere, finestre bianche, mattoni bianchi, insomma c'è davvero un po' di tutto nella casa degli alberghini e l'esterno mi ha davvero messo alla prova. Com'è possibile creare qualcosa di credibile cercando di rispettare la famiglia che ci vive? È tosta. Però spero di aver dato la mia impronta. Un sacco di piante alle pareti, abbiamo le fioriere belle belle toste. Oltretutto, per garantire la privacy, ho messo una ringhiera alta in legno davanti alla casa, che diventerà un angoletto che spero vi piaccia. Volevo infatti per gli alberghini creare anche delle aree molto molto godibili all'esterno. Quindi in realtà avremo una bellissima area esterna frontale e anche una posteriore. E ho anche sperimentato diverse tecniche per fare tutto ciò. Questa casa mi ha permesso di sperimentare nuove cose con The Sims 4 e come sempre questa è la cosa che amo di più. Oltretutto sto sperimentando da un po' di tempo e lo starete notando, la tecnica di utilizzare questa recinzione di Strangerville, che come vedete va a definire i contorni, i sim ci passano e rendono le piastrelle molto molto più visibili e quindi ho deciso per il fronte della casa di utilizzare queste piastrelle belle toste e belle di pietra e poi contornarle e secondo me l'effetto è carino perché dà le giuste proporzioni. Ovviamente poi andando avanti modificherò tutto tante volte e quindi in realtà queste piastrelle le ritroveremo anche di lato perché faremo un'area bella bella godibile, ma tempo al tempo. Intanto beh, sto giocando e mi sto divertendo con un
cazzo a mettere le piante, ma questo, beh, credo non sia niente di nuovo se mi conoscete un po'. Però anche il giardino volevo fosse curato, volevo fosse anche non troppo carico e saturo, e quindi ho cercato di creare dei piccoli angoletti verdi, ma sempre cercando di mesciare il tutto nel contesto. La casa degli alberghini non passerà inosservata nella via, è sicuramente grande, è sicuramente stramba ed è sicuramente diversa da quella gotica che ben conosciamo. Ecco, come vedete qua sto mettendo anche tutte le nostre fence, diciamo, per creare quell'effetto che vi dicevo. E qua praticamente ho creato un grande patio anteriore, un patio coperto, un patio scoperto all'esterno, e cercheremo di sfruttarli al meglio. Le nostre piante, come vedete, sono tante ma non troppe, e ho cercato di dare un'impronta accurata al giardino, quindi ho cercato di mettere anche delle aiuole belle squadrate, come se davvero ci fosse del lavoro dietro. E io, ragazzi, ce la vedo la nostra Daniela Alberghini a prendere un tè, un caffè o parlare con Maurizio seduta qua davanti. Ce la vedo anche vestita di rosso. Ecco perché ho lasciato il colore rosso della porta. Volevo fosse infatti un grande riferimento al vestito di Daniela Alberghini. Volevo ottenere qualche chicchetta per far capire a chi appartenesse la casa. E anche spero che, vedendola anche da lontano, si capisca che è la casa dei Gott. Spero di non averla snaturata troppo. In realtà le forme sono quelle, quindi credo si capisca in realtà che si tratta della loro casa. E devo dire che l'effetto d'insieme mi piace. È peculiare, diverso, è sicuramente quasi una sorta di agglomerato di case, perché abbiamo tutta la parte in mattoni bianca e poi di fianco staccata un'altra parte con le assi di legno. Quindi in realtà sembrano quasi due case, sembra quasi un B&B se vogliamo. Però mi piaceva dare questo effetto qui e alla fine sono felice del risultato. Qua ovviamente vado a mettere anche la cassetta delle lettere nuova per cercare di dare un minimo di carattere, e qua poi andiamo a modificare il patio esterno aggiungendo un sacco di mobiletti. Quindi in realtà quello che volevo fare era mettere delle poltrone, mettere un tavolino che le contornasse, e quindi in realtà una zona relax. E poi, visto che avevo tanto spazio, ho deciso anche di mettere una zona barbecue con una seduta particolare. Ho voluto giocare un po' col move object e spero che il risultato vi piaccia. Quindi, come vedete, qua abbiamo il forno dove giustamente andremo ad arrostire il nostro bel cestinetto, e qua invece abbiamo tre sgabelli che però saranno contornati da una parte particolare. Quindi qua ho deciso di mettere una bella mensola, bella grande e bianca, e poi ho deciso di contornarla con gli strumenti di Oasi Innevata per fare in modo di avere una sorta di bancone da bar, se vogliamo, esterno, molto legnoso e qualcosa che non si vede spesso. Quindi ho voluto dare un po' di peculiarità a questo angoletto. Per riempire poi i tavolini che si vedevano, ho deciso di utilizzare questi tavolini di stagioni, e così sembra un blocco di legno bello bello sostenuto. Ovviamente nel tetto andremo a modificare tutto, metterò qualche piantina per cercare di giocare con la forma del tetto, che fidatevi, a casa degli alberghini è tutt'altro che semplice, perché abbiamo tutte le finestre fatte in questo modo, e quindi in realtà ci è voluto un po' per cercare di creare una forma decente, ma poi il risultato, beh, ha preso pian pianino forma. Ovviamente l'interno non sarà da meno, ve lo anticipo già. Anche l'interno, beh, non sarà più gotico, sarà contemporaneo, avrà dei colori particolari, neutri e molto molto, spero, caldi. E come vi ho detto prima, è vero, non è più la casa dei Gott, ma ce la vedo Daniela Alberghini a camminare per queste stanze, ce la vedo a vivere in una casa del genere, se anche con quell'alone di mistero che caratterizza gli alberghini. Però è bello vederli in una nuova veste, quindi abbiamo cambiato un po' veste ai nostri Gott e spero che questo cambiamento vi piaccia. Andiamo quindi ad occuparci della parte posteriore della nostra casa. Qua, ragazzi, ho voluto giocare un po' con il gioco, passatemi il termine. Quindi ho deciso di creare una piattaforma, ho deciso di creare un patio coperto e ho deciso di utilizzare alcune tecniche per renderlo un po' più peculiare. Quindi vado a mettere dei pilastri, vado a mettere anche le nostre fence bianche e soprattutto vado ad utilizzare anche i vetri di Sulani. Vedrete il risultato, a me convince abbastanza, è particolare. Volevo che i nostri Gott avessero un affaccio sul giardino che però fosse coperto, e poi una parte di giardino scoperto dove giustamente poter giocare e quindi mettere i giocattoli eccetera eccetera. E come vedete qua sto mettendo una sorta di griglia, se vogliamo, e per fare tutto vado ad utilizzare le giuste dimensioni in modo tale da creare dei quadrati 4x4 dove inserire i vetri di Sulani. Quindi in realtà ho pensato a questo
portico, se vogliamo, un po' contro le zanzare, non ve lo nego. Ho pensato a questo portico un po' a mo' di zanzariera, se vogliamo. Passatemi il termine, ma credo ci siamo capiti. Per contornarlo poi per bene, ho deciso di utilizzare i muretti a mezza altezza e delle finestre peculiari, sempre di Sulani, che danno proprio quella sensazione di antine contro le zanzare, e poi delle tende per cercare di creare un angoletto particolare. Non ce l'ha nessuno a Willow Creek, ma gli alberghini non sono nessuno. Gli alberghini sono i sim più iconici, quindi volevo che anche la loro casa fosse bella stramba, seppur non più gotica. Volevo però che fosse una casa decisamente particolare per loro. E spero che questo risultato vi piaccia. Io mi sono davvero divertito tanto a sperimentare questa nuova tecnica. E probabilmente un patio di questo genere lo ricreerò spesso, perché è facile da fare, perché rende proprio l'idea di quello che volevo fare, ovvero una zona coperta dove si potessero rilassarsi. Qua invece vado a contornare sempre con le nostre fence alte questa parte di giardino. Vado a mettere una seconda porta e vado anche a mettere un po' di fiori, quindi in realtà una piccola aiuoletta verde, e poi vado a mettere alcuni giochi per i bambini. Vi ricordo anche che con la progressione, e mi è già capitato, gli alberghini potrebbero avere diversi figli, diversi animali, e quindi in realtà, beh, è sempre meglio essere pronti. Quindi in realtà ho messo anche delle cose per toddler all'interno e anche all'esterno, perché non si sa mai. Intanto però continua l'opera di mettere le piante. Quanto amo fare i giardini io, ragazzi, ma che ve lo dico a fare? In realtà è scontatissimo, però io mi perdo a fare i giardini. In questo caso avevamo anche uno spazio risicato, non troppo grande, però ho cercato di rendergli giustizia per quanto possibile, e anche l'interno del patio sarà decisamente vivibile. Quindi in realtà avremo una zona dove mangiare, avremo un secondo barbecue, avremo un salottino coperto, in modo tale da fare di questa zona uno spazio vivibile e carino. E soprattutto poi la chicchetta finale sarà aggiungere delle luci nel patio per renderlo un po' più vivibile. Ancora faccio fatica ad immaginarmi gli alberghini che scorrazzano in questo lotto, ma credo proprio che questo rinnovo shock, qualcosa che nessuno si aspettava, neanche io, quindi un rinnovo inaspettato, diverso dal solito, ci volesse per dare un'anima un po' diversa, per giocare con i GOT in una chiave un po' diversa, magari vederli sotto un'altra luce o con un altro aspetto, insomma. Quindi in realtà sono felice di aver preso questa decisione, mi sono davvero divertito. Detto ciò, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vedrete a breve gli screen del prima e il dopo. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che ne pensate. Io per questo video vi dico che è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Vi ricordo anche che qua a schermo trovate il canale, se volete iscrivervi, anche video consigliati. Come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.